si sveglia la città con le campane al primo dindon del gianicolo. Sant'Angelo risponde dindon dan. Domenica è sempre domenica e ognuno appena si sveglierà felice sarà e spenderà sti quattro soldi di felicità. Buon pomeriggio amici all'ascolto, domenica in piazza, versione serale, quella festiva legata a una processione, in questo caso la Madonna del Carmine di Marina di Gioiosa Ionica, processione che vi offriremo in diretta, sia il pezzo che sarà qui sul tragitto cittadino di Marina, sia la processione a mare. Sono le 17:50, campane a festa che annunciano l'imminente uscita di Maria del Carmine. Eccola qui, proprio davanti all'ingresso della chiesa dedicata a San Nicola. Vi ricordo che la Madonna del Carmine è compatrono della città insieme a San Nicola di Bari. Eccola, bellissima statua che sta per essere messa in un carro che la porterà in giro per il paese e poi si andrà in spiaggia al mare. Parte l'applauso del pubblico che è convenuto finalmente dopo 3 anni, si riprende la processione. Un saluto speciale va a Don Massimo Nesci, a letto col Covid, ma ha coordinato tutto dalla sua stanza insieme ovviamente al vice parroco. Tutta questa manifestazione, questa festività Maria del Monte Carmelo. Ecco che prende posto sul carro tirato a traino da forza umana. Diretta che è stata voluta dal Comitato Festa, cui presidente è proprio Don Massimo Nesci. Facciamo gli auguri a Don Massimo, auguri di pronta guarigione. Tutto pronto per un piccolo itinerario che viene fatto poiché proprio ieri doveva essere eseguito questo itinerario, ma non è stato possibile a causa della pioggia, la nuvoletta che citavano stamattina, la citava il vescovo nella messa dell'alba sullo Ionio, a cui noi abbiamo assistito. Più tardi vi offriremo anche le immagini, magari quando avremo il tempo necessario. Campane ancora a festa, 17:52, da Maria Gioiosa Ionica in diretta per la festa del Carmine. Collegamento sui vari social, ci sono ovviamente tanti emigrati che aspettavano questa festività, così come ogni anno scrivono alla nostra redazione per sapere quanto accade qui nella Locride, ma soprattutto per le feste mariane, le feste dei patroni, che sono da sempre punto di riferimento per queste persone emigrate. C'è proprio un club, quello di New York, proprio intitolato credo alla Madonna del Carmine, o credo Maria Gioiosa Ionica, che io saluto. Da sempre sono all'ascolto la nostra emittente, soprattutto in questa occasione. Intanto ecco, si parte, prende il via la mini processione per poi raggiungere il mare, ricordiamo. Tanto già sui social vediamo tante persone che si sono collegate dal Canada, così come anche dagli Stati Uniti, anche dal Nord Italia, dall'Europa, insomma c'è un grande seguito per
questo tipo di festività. Abbiamo Stefano Marra, secondo operatore, che seguirà di fatto la processione. Anche oggi giornata afosa, calda, un leggero vento riesce a mitigare l'aria. Tratto urbano, vi dicevo, prima di andare verso la spiaggia, verso il litorale, dove questa mattina c'è stata la Santa Messa officiata da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Oliva, che parlava appunto del dono, della creazione, del sole che sorge quotidianamente, è un dono di Dio, così come la vita. È stata una mattinata intensa nella preghiera, prima col Santo Rosario e poi con la Santa Messa, ma vi faremo vedere scorci di ciò da qui a poco. Tanto immagini che arrivano dalla seconda telecamera mobile che abbiamo posizionato lungo il tragitto. Io direi a questo punto, regia, di far vedere un po' le immagini del mattino. Andiamo sulla mattinata con il mare, che era assolutamente quieto. Tanto le immagini, lasciamo un po' queste immagini, lasciamo ancora questo, anche perché il segnale è perfetto. Magari seguiremo dopo le immagini mattutine. Ecco, viale urbano, poi si riprenderà sulla 106 per raggiungere la costa ionica, dove c'è la barca in attesa per imbarcare Maria del Carmine per la traversata, la regata meglio, lungo la costa di Marina di Gioia Ionica. Toccherà praticamente quasi i confini verso Roccella e quelli verso Grotteria Mare. Speriamo di trovare il mare abbastanza tranquillo, anche perché c'è una leggera brezza che potrebbe in qualche modo disturbare la regata. Aspettiamo anche a vedere quante barche ci saranno, perché di solito una mini flotta segue la Madonna. E quest'anno è un anno importante, sono 100 anni che si svolge questa, da quando è stata istituita meglio questa processione, era 1923 se non vado errato, quindi poi racconteremo anche una sorta di storia e leggenda su questa processione di una visione che un tale ebbe, ma è storia che diremo dopo. Tanto la processione sta per imboccare quasi la 106 per rientrare verso poi il viale che porta a mare, dove noi di fatto ci stiamo recando. Quindi commentiamo le immagini in tempo reale, quelle che vediamo insieme a voi, amici telespettatori. Vi invitiamo anche sui social a scrivere la provenienza della vostra scrittura, i saluti che fate, così avremo modo anche di, passatemi il termine, rimbalzarli ai vostri cari qui in zona. Siamo adesso alla fine della strada parallela alla 106. Non manca poi tanto per imboccarla. C'è tanta gente anche sul lungomare, magari appena avremo modo staccheremo anche per far vedere quante persone sono venute qui. C'è tanta gente davvero. Così come anche stamattina, una messa molto partecipata alle 6 del mattino.
Ecco, adesso è il momento, c'è anche il primo cittadino che poi magari sentiremo, è in testa alla processione. Geppo Femia, ricordiamo che appunto la Madonna è compatrona del paese. Rossana meglio ha bagnato, scrive, la Madonna che ci protegge. Madonnina, ti aspettiamo a Lido, non dico il nome, insomma, ma possiamo anche dirlo, Lido Oasi. Concetta Coppola da Nocera Superiore, provincia di Salerno, scrive. Ecco, la seconda postazione è pronta anche sul lungomare, mentre le immagini vi stanno arrivando a questo punto credo già dalla 106, perché sì, è il momento di proprio l'imbocco. Questo è il lungomare, invece la gente che sta arrivando si sta posizionando per avere una visione migliore della processione. Dicevo, immagini del lungomare che testimoniano quante persone sono già qui convenute. Questa è l'altra camera sulla processione. C'è anche la Marina Militare, così come i carabinieri in alto uniforme. 106, via del ritorno, dunque non manca poi tanto per raggiungere il punto convenuto dove ci troviamo noi per andare verso la battigia, verso il mare. Dove ci sono tante barche, io provo a sporgermi per capire anche quanta partecipazione c'è all'interno della spiaggia. C'è tanta gente in attesa e tante barche, davvero, se riusciamo con l'operatore a spostarci verso questa postazione, che sarà mobile anche questa, perché da qui a poco dovremmo poi spostarci, riusciamo a fare un po' di spazio per far vedere le barche. Grazie, ecco qui, l'ho fatto io in tempo reale, chiedo scusa, grazie. Ecco, andiamo sul mare, regia. Ecco sul mare, ecco le barche in attesa, anche quella della Madonna che attende con... Ecco quante barche e quante persone, siamo tornati su... Ecco le barche, tanto aumentano i nostri contatti sui social. C'è tanta gente che scrive. Antonello Orlando, Madonna mia, prega per tutti gli ammalati e prega pure per me che devo affrontare un intervento importante, lunedì 29, grazie di cuore. Insomma, anche messaggi più disperati, di speranza anche per una malattia, un intervento che si deve affrontare. Del resto è anche la Madonna dei miracoli, poi ve ne raccontiamo, o quantomeno di conversione più che miracolo, quello che racconteremo più tardi. Siamo tornati sulla processione e direi che ci siamo quasi all'imbocco del lungo viale che conduce poi qui a mare. Ancora attimi di attesa per l'imminente arrivo della processione. Direi che noi ci potremmo spostare proprio giù verso la battigia in attesa che arrivi la Madonna, non è lontana davvero. Si va verso
verso, chiedo scusa, permesso, chiediamo, facciamo tutto in tempo reale, abbiate pazienza che c'è tanta gente ovviamente, e proviamo anche ad arrivare in punta di piedi per non disturbare nessuno. Noi siamo quasi sul punto dell'imbarco. Eccoci, ditemi se abbiamo la copertura audio. Ci siamo allora. La processione sta velocemente arrivando al punto dell'imbarco. Siamo nel viale davanti quasi a Piazza dei Mille, quindi insomma manca quel tratto che conduce poi verso il lungomare. C'è tanta gente qui, ma anche tante barche. Sarà una delle regate tanto aspettate ormai da 3 anni dopo la pandemia. Mare cristallino questo nostro dello Ionio, dove anche i bambini in attesa fanno un bagno refrigerante. Intanto al largo c'è la barca della Madonna che aspettiamo che raggiunga la riva per imbarcare. Noi imbarcheremo un operatore su una barca per avere la possibilità di avere anche le immagini dal mare. Rachele Notoriani scrive sui nostri social: Maria, ti prego, pensa tu per una bambina che deve essere operata di un tumore e ha solo 16 mesi. La preghiera la stendiamo a tutti i nostri telespettatori. E poi Giuseppina De Domenico scrive: che bello, grazie, sono devota alla Madonna. C'è tanta gente che scrive. Salutiamo anche l'amico Domenico, insomma c'è un bel po' di gente che partecipa sui social. Manca ancora qualche metro per che la statua della Madonna raggiunga la battigia. Ecco, vedete sul viale, adesso si intravede sullo sfondo la chiesa.
e quindi calcolando un po' ad occhio dovremmo essere proprio vicino al passaggio a livello, quindi chi conosce Marina Gioiosa capirà che manca poco. Tanti messaggi, specie dall'estero. La partecipazione di New York, che probabilmente sta sicuramente vivendo la mattinata in questo momento per via del fuso orario, dovremmo essere intorno a mezzogiorno, credo, 8 ore di differenza. Anche il Canada presente. Giuseppina De Domenico scrive: sono 3 anni che non vengo a Gioiosa Marina, mia suocera era lì, ma io calabrese nativa di Bovalino, mamma di Gerace, prepara i locri, se sono stata miracolata con l'incidente, è successo 40 anni fa quando avevo 18 anni. Insomma, testimonianze che vengono scritte direttamente a noi e noi le riferiamo ovviamente. Ci siamo quasi, siamo ben oltre il passaggio a livello, quindi dovremmo essere proprio all'imbocco di questa lunga spianata di sabbia che è stata fatta, una sorta di rampa per riuscire a raggiungere in maniera agevole la battigia. E aspettiamo ormai l'arrivo. Ecco, abbiamo le immagini in tempo reale, eccole qui. L'attesa è finita praticamente perché ci siamo. Siamo sulla grande rotonda sul lungomare, quindi dovremmo esserci. Ce l'ha Don Massimo, vi ricordo un saluto, un abbraccio a te Don Massimo. È la preghiera che possa guarire presto, anche l'ho sentito ieri sera, rassicuro un po' tutti, era tranquillo. Un grande abbraccio a te dalla collettività, quello che sta coordinando il tutto dalla sua stanza. Ecco, il corteo è arrivato qui, la processione meglio, lungo la grande discesa di sabbia e la rampa. Altri saluti arrivano da Domenico Commis: ho 5 anni che non sono più alla festa, alla bella festa della Calabria, più bella festa della Calabria, speriamo di esserci il prossimo anno. Saluto a tutti i miei parenti, amici e paesani, buona festa a tutti. Ed ecco che appare invece sullo sfondo Maria del Monte Carmelo. Intanto adesso dovremmo imbarcare il cameraman, non è un'operazione semplice, lo faremo quasi in presa diretta direi. Le barche che si stanno avvicinando, così come quella ammiraglia della Madonna, la vediamo adornata con della stoffa celeste, simbolo peraltro della Madonna, con tanti fiori. Io
provo a questo punto a intercettare il sindaco, perché l'avevo intravisto prima e lo farò in presa diretta, per anche un saluto. Sindaco, un attimo solo, siamo in diretta con la televisione, anche un saluto istituzionale. Sì, un saluto a tutti quanti, come vedete è una bellissima giornata, un pomeriggio splendido, una delle rare volte in cui il mare non è agitato. È un buon auspicio. Beh, il vento non prometteva tanto però. Beh, si è calmato. Si è calmato, la giornata è bella, io ora cedo la fascia al Presidente del Consiglio che lo facciamo in diretta. Facciamo tutto in presa diretta. Tutti noi. Lo chiediamo anche a lui di salutare coloro che ci stanno guardando, soprattutto dall'estero, sono tanti. Un saluto a tutti e che bello rivedere finalmente che tornano ad essere attive le feste patronali, tutta la gente e l'affetto che la nostra comunità nutre per la nostra Madonna del Carmine. Grazie Presidente. Una battuta la faccio fare anche a Giuseppe, insomma. Intanto un caragurio per questa festa meravigliosa, come sempre. Allora, noi infatti auguriamo una buona festa alla Madonna del Carmine e quest'anno abbiamo cercato di organizzarla nel miglior modo possibile, perché sapendo di questa ancora situazione della pandemia abbiamo cercato di fare quello che era di nostra competenza, insieme anche all'associazione del comitato che e anche i commercianti che hanno contribuito a questa manifestazione. Sperando che il prossimo anno, essendo che si parla del centenario, che riusciamo a completarlo. Ah, io pensavo fosse quest'anno, perché no, insomma no, il prossimo l'anno prossimo, va bene, ne prendiamo atto. Intanto siamo proprio al momento importante, quello dell'imbarco, vedete anche le forze dell'ordine schierate, i carabinieri anche in alto uniforme, per una processione splendida come questa di Maria Gioiosa Ionica. Ecco il momento importante che vi certifichiamo in diretta. Parte l'applauso e anche l'urlo Viva Maria, i portatori che hanno fatto tutto a spalla quest'ultimo tratto. Sole forte anche adesso, che sono le, siamo in diretta, ricordiamolo, 18:16. Diretta da Maria Gioiosa Ionica. Rita Lombardo scrive: grazie a Telemia vedo la processione in mare, che Maria Santissima possa aiutare tutti voi, viva Maria. Silvana da Sedeno scrive: viva Maria, un abbraccio, un augurio a Don Massimo, lo facciamo anche noi ovviamente. Vabbè, diamo anche il saluto di Rocco Logozzo dal Canada alla Madonna, chiede la grazia per lui e per tutti gli ammalati. Complimenti e grazie, che la Madonna possa aiutare tutti sempre. Poi saluta anche me, un saluto dal Canada e come sempre grazie. E viva Maria! E viva Maria! Momento delicato. Thank you.
Ditemi, datemi conferma adesso per l'audio. Ecco, ecco, ci siamo. Momento, dicevo, tanto atteso quello dell'imbarco. C'è purtroppo tanta gente con i telefonini che in sostanza disturba anche i nostri cameraman. Vabbè, l'era moderna, sono tutti improvvisati cameraman e giornalisti. Ecco il momento che Maria del Carmine torna, prende il mare, parte l'urlo Viva Maria. Ecco, sirene spiegate per prendere il largo, qualche attimo di pazienza perché deve essere anche ancorata bene e messa in sicurezza. Ecco, si va per mare, sarà una regata lunga, quella per costeggiare la lunga spiaggia di Marina Gioiosa Ionica. Ci siamo, a bordo anche il Presidente del Consiglio, così come sacerdote, la Marina Militare e anche la banda di Grotteria ovviamente che deve prendere posto all'interno della barca. Guardate quante barche ci sono, però abbiamo le immagini anche dal mare, mi dicono. Quale? Non lo so. Eccole. Qui avremo immagini un pochino più nitide di quelle che vi possiamo offrire da terra perché c'è tanta gente. E invece no, la barca è posizionata al largo. Fa fatica a captare il segnale, andiamo direttamente da terra allora. Oh Ciccio! Ciccio! Grande festa, è partita intanto la barca ammiraglia, quella che ospita Maria del Carmine. Si va verso il litorale di destra, se non vado errato, prima di raggiungere il confine con Grotteria Mare e poi ovviamente ritorno verso nord. Guardate adesso con la telecamera che abbiamo a bordo, si può avere contezza di quanta gente c'è sulla battigia. Tanto ringrazio anche Giuseppe che ci sta ospitando sulla sua barca. Si attende alta barca, quella che ospita le forze dell'ordine, prima di prendere il largo. Ecco immagini. Ma vedete che buttano molto voi. Che arrivano da terra ancora e a mare. No, nel senso che pigliavo un po'. Grazie. Beh, un po' di confusione qui, insomma, ci sta dopo tre anni.
c'è tanta gente che insomma è schierata davanti e non si riesce nemmeno a vedere quasi nulla davanti alle telecamere. Il gusto del riprendere col telefonino, intanto si avvicina l'altra barca per ospitare la banda, quindi i tempi si allungano. Scrive Norma De Masi: Maria, proteggi tutti i tuoi figli che ti venerano con tanta fede. Viva Maria. Giovanni Cartolano scrive: Viva Maria, madre mia dolcissima. Pasquale Carbone: Viva Maria, prega per noi. Insomma, un lungo elenco di persone che stanno guardando. Antonio Monteviso: buonasera a tutti. E sempre Viva Maria dal gruppo Le Aquile, Protezione Civile di Reggio Calabria. Ecco altro imbarco che sta per avvenire. Prima della partenza un po' sofferta, devo dire, di questa regata. Serve una passarella per imbarcare anche la banda, e quindi un po' di pazienza. Facciamo una cosa, regia, mandiamo le immagini del mattino a questo punto, così possiamo anche certificare cos'è accaduto. Anzi no, rimaniamo qui perché adesso ce l'abbiamo, la barca è alta, riusciamo ad averli. Ecco la banda, sta al seguito della processione. Sono tante persone collegate sui social, ci guardano soprattutto all'estero. Ricordiamo, gli Stati Uniti d'America a pranzo hanno questa processione, così come il Canada, l'Australia in piena notte. Avranno anche modo di apprezzare la replica che sarà mandata domani intorno alle 14:15 ora italiana. Questo a beneficio di chi sta all'estero, insomma, avrà modo di vederla nella serata australiana, per esempio. E finalmente si parte per questa lunga regata traversata del litorale ionico. Se non ricordo male, si andrà verso Grotteria e poi il ritorno. La barca con la Madonna proprio in mezzo alla regata. In questo momento intanto la banda di Grotteria comincia a intonare le note giuste per la festa. Si attende l'avvicinarsi della banda vicino alla barca della Madonna. È difficile anche destreggiarsi in mezzo alla gente, perché insomma c'è tante persone che non si avvedono dalla telecamera, di conseguenza ci impediscono la visione. Saluta Franco. Proviamo anche a chiedere con tanto di educazione di spostarsi. È partita la regata. Era come dicevo io, si va verso Grotteria Mare, e quindi questa possibilità di vedere dal litorale questa processione. Ecco le immagini dal mare. Giuseppe Albanese scrive da Varese: Viva Maria, protegge la nostra famiglia.
Antonella Vinci, viva Maria, pace per il mondo, momento difficile per il globo, per il conflitto ucraino nell'ex Unione Sovietica. Ce l'abbiamo fatta. Nuvole fortunatamente non minacciose su Marina Gelosa Ionica, c'è caldo ma il vento vissuto in precedenza faceva paventare il mare increspato, tutt'altro, si gode di una relativa calma al momento, il tempo buono, mare cristallino soprattutto, ma su questo non avevamo dubbio. Guardate quanta gente, quante barche sono al seguito. Probabilmente la festa a mare più partecipata, anche perché è l'unica che si svolge in pieno agosto e quindi quando c'è il pieno del turismo locale. Si va verso sud, ecco le immagini dal mare invece che ci danno contezza di quanto è partecipata ancora di più. Domenico Commiso scrive: complimenti, abbracci da Toronto, viva la Madonna del Carmine. Quindi Canada presente, ma non avevamo dubbi, è una grossa comunità quella calabrese nell'Ontario, che è sempre viva e molto attaccata alle tradizioni, alle radici calabresi. Così come la comunità di Marina Gioiosa a New York. Saluto a tal proposito Vinny Commisso, che è sempre preoccupato per il segnale della TV lì su New York. Loro hanno questa possibilità di vedere la loro terra attraverso noi, che ci fa molto piacere. Vincenzo Grupico scrive: Ave o Maria, Vergine Santa prega per noi. Un saluto da Rossano, lo scrive Leo. Renato Brienza: pace per tutto il mondo e famiglia. Teresa Staltari: un semplice evviva Maria. Ancora immagini dal mare. Allora facciamo una cosa, a questo punto regia mandiamole le immagini mattutine, quelle dell'alba, che ci hanno mostrato un mare e colori straordinari soprattutto, che noi, solo noi qui conosciamo, quelli del rosso porpora, che è davvero imporporato mare e persone nella mattinata e della messa che è stata celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri Gerace, proprio sulla spiaggia. Eccovi le immagini mattutine, ore 5 e qualcosa. Prima che spuntasse l'alba, eccolo, la notte piena. Prima in chiesa e poi la mini processione che ha condotto Maria del Carmine qui in riva allo Ionio per la prima volta. Un tempo si usava la grande veglia che veniva fatta la notte del sabato, poi probabilmente anche per il Covid è stata completamente abolita e adesso è rimasta però la Santa Messa. Che come consuetudine viene celebrata intorno alle 5:30-6, stamattina alle 6, è stato l'arrivo del presule di Locri Gerace che ha officiato la Santa Messa in onore di Maria del Monte Carmelo e a tal proposito poi quando avremo le immagini della spiaggia imporporata, colorata di rosso,
il vescovo più volte si è soffermato su quella visione, contemplando anche il silenzio nella preghiera più assorta di tanti fedeli che sono convenuti. C'era tanta gente anche questa mattina. Queste sono immagini ancora notturne, luna, non era ancora sbiancato il mare al sole. Il posizionamento adesso della Madonna sulla spiaggia, immagini notturne, vi ricordo, mentre in presa diretta c'è la Madonna a mare, ma è quasi lontana dalla nostra visione adesso. Attenderemo quando arriverà un punto di ritorno qui. Ecco, buio pesto ancora sulla Ionica. Vi ricordo che sono immagini girate stamattina intorno alle 5. E poi la recita del Santo Rosario per accompagnare poi la Santa Messa. Ecco la straordinaria effigie di Carmelo, venerata qui a Maneggiosa Ionica, con patrona, ricordiamo, della città. Bellissimo il primo piano, il viso della Madonna. Poi questo volo d'angeli intorno e il putto in braccio completano quest'opera di maestranze pugliesi, se non sbaglio. Immagini suggestive della mattina prima che si alzasse il sole. Eccolo l'alba che stava per soggiungere, e ovviamente cambia il quadro, cambia l'immagine, cambia un po' il panorama, e la forte preghiera che è stata rivolta stamattina a Maria del Carmine. Ecco ancora, ovviamente angolature diverse, non si è avuto manco il tempo per pulire insomma il video, quindi insomma perdonateci qualche imperfezione che potrebbe esserci, ma offriamo quasi sempre impresa live diretta, quindi ed è tutto naturale, così come è capitato oggi con le tante persone che sono qui davanti a noi, che in qualche modo possono disturbare la visione, ma comprendiamo anche il momento concitato e la volontà di andare in prima fila a scattare le foto, a certificare il momento, da custodire poi nell'album di famiglia che un tempo era in carta, adesso è gelosamente custodito in tutti i telefonini. È cambiato praticamente il mondo negli ultimi 15 anni, e quindi è cambiato anche il modo di operare. Sempre più giorno, il vescovo, eccolo qui, e appena spunta il sole si rivolge proprio davanti al sole a contemplare la preghiera nel silenzio. Si udiva solo il mare che mormorava nel silenzio mattutino, l'onda appena impercettibile perché era mare assolutamente piatto, calmo. Adesso attendiamo proprio il giorno e poi torneremo sulla presa live, su quanto sta avvenendo qui sulla spiaggia di Maneggiosa Ionica, con l'ulteriore passaggio qui nel centro per poi raggiungere il punto più a nord del confine territoriale del comune di Marina di Gioiosa Ionica. Ecco il giorno soggiunto,
con tanto di alba e di preghiera. E qui eravamo già agli sgoccioli della Santa Messa, la gente, vedete, seduta in spiaggia a pregare, momenti bellissimi. Eccola qui l'alba che vi raccontavo, e del silenzio contemplativo nella preghiera mattutina, l'alba sullo Ionio che ha imporporato tutti, Madonna compresa. Adesso siamo tornati sul live, su quanto accade sulla spiaggia di Marina Gioiosa Ionica. È momento buio perché abbiamo le immagini però da mare che arrivano dal punto più estremo, e ancora siamo nel giro di andata. Andiamo a vedere se c'è qualche altro che ha scritto. Qualcuno scrive semplicemente spettacolare, altro che meraviglia. Ma vi ripeto, sui social scriveteci da dove ci vedete, o se volete mandare un messaggio di speranza, di preghiera a qualcuno, ai vostri parenti magari che sono qui, o chi è lontano e ci segue. C'è tanta gente anche a mare per il consueto bagno, del resto la temperatura incoraggia, fa molto caldo anche oggi. Questo litorale di Marina era sempre tra i più belli della costa ionica, e tra i primi ad avere anche i lidi, ricordiamolo, ad offrire servizi importanti per il turismo, non solo locale. Ecco che con la telecamera ci siamo posizionati proprio davanti alla barca ammiraglia. E vediamo, vi offriamo meglio le immagini dal mare. E il mio ringraziamento deve andare ancora al Comitato Festa, a Don Massimo Nesci, presidente del Comitato. E ovviamente a tutti i suoi collaboratori che hanno voluto con tutte le loro forze questa diretta. Giuseppina De Domenico scrive: il posto in mare più bello del mondo, Sicilia e Calabria, è come non essere d'accordo con te. Basterebbe che l'uomo fosse un pochino più accorto a non inquinare. Ne ha parlato anche il vescovo proprio stamattina di questo. È il momento del giro di boa, quindi siamo già nel punto del ritorno verso il centro. Ecco le immagini dal mare che riusciamo a darvi con questa tecnologia che noi disponiamo e ci garantisce di poter trasmettervi in diretta da qualunque punto. Sta per terminare agosto e avremo anche altri eventi live nella nostra rete, a cominciare dal Cavologna Tarantella Festival e tanto altro, anche le feste del settembrine, e non solo in Calabria, faremo una puntatina anche fuori, in provincia di Torino. Anche quest'anno saremo a Santena, vi annuncio la diretta da lì. Ecco, adesso il mare è colorato praticamente d'argento, con i riflessi del sole, dà una suggestione ancora più bella, più rara a vedersi, sul controluce ancora più forte e più percepibile. Graziella Gres Velastro, l'occellese peraltro, scrive: viva Maria e chi la creò, Madonnina mia, aiuta tutti quelli che hanno più bisogno. Qualcuno poi ci racconta la storia, in poche parole, la loro storia,
come Giuseppina De Domenico. Io andavo a Gioiosa Marina grazie ai miei genitori da quando ero piccola, e lì ho conosciuto mio marito, il nipote di Giuseppina Borzomì, insomma fanno anche nome e cognome, ma è così bello che è giusto farli. Ave Maria piena di grazie. Mentre si aspetta il soggiungere della barca della Madonna, tutti seduti o quasi sulla spiaggia a pregare, gran parte. Pietrino Corongio scrive dalla Sardegna, dai baci a Locri, sarà affezionato alla città di Locri. Locri che si è dotata anche di uno strumento importante come l'anfiteatro, quindi sarà la possibilità di avere spettacoli di altissimo livello anche all'interno della città locrese, quindi altra attrazione imponente per la Ionica. Lavoro in sinergia con i vari paesi, garantirebbe un calendario più ordinato dove le date non si accavalano, ma già tra qualche paese e l'altro c'è tutto ciò. Ecco immagini della barca che custodisce, passatemi il termine, la Madonna, Presidente del Consiglio, Marina Militare. Applausi al passaggio lungo il litorale gremito di fedeli soggiunti da ogni dove, dai paesi limitrofi, ma anche chi è in vacanza qui sulla costa ionica. Udite anche i canti di preghiera in sottofondo che accompagnano questa regata. Diretta da Marina di Gioiosa Ionica, la festa del Carmine, una tra le più importanti della Locride. Momento di attesa che durerà ancora un pezzo, perché insomma si è toccato il punto più estremo del comune locrideo, appunto di Marina di Gioiosa Ionica. L'ascensione di Gesù al cielo. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Piano piano la flotta, la mini flotta si avvicina al litorale. Non è distante d'arrivo, quindi c'è questa possibilità di ammirare il tutto da vicino. Devo dire anche telecamere in acqua guidate magistralmente. Ecco, qui si ha la contezza della distanza, non è grande, vedete? Immagini del tramonto, eccole qui, controluce, bellissimo peraltro. Ne avremo ovviamente anche delle altre nel viaggio di ritorno che farà dal lato nord fino al centro. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. La regata stancamente torna verso il centro del paese e qui
invece si prega Santo Rosario in questo momento. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Questa è una bella immagine, davvero. Dal largo verso terra, con le case di Marina sullo sfondo, su questo tramonto, regala ancora suggestioni belle. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega. Abbiamo la telecamera a mare che ci offre momenti interessanti, indimenticabili. Dopo 3 anni si è tornati a fare questa processione, mancava a tutti praticamente. Concetta Coppola scrive: Maria del Mare, proteggi tutti i sacerdoti. Ancora l'attesa del passaggio qui da nella parte centrale. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le nostre. Se riusciamo in qualche modo anche a darvi conto, Maria, regina del Monte Carmelo, di questa festa, insomma, dal punto di vista storico. Adesso anche ad occhio nudo si riesce a cogliere la distanza, non è tanta. E dicevo di storia, ecco, della Locride, il portale del collega Tassone. Che ha tracciato un po' la storia di questa. Festa, vediamo se riusciamo a cogliere proprio. Una storia che è un po' tra storia e leggenda, dicevo. Narra appunto della carcerazione di un signore al quale gli appare in visione Maria del Carmine, che gli predice l'imminente scarcerazione per devozione. Viene commissionata questa statua che oggi stiamo ammirando, insomma. In sintesi, avveniva proprio nel 1923. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Dio prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Poi questa festa inizialmente veniva celebrata a metà agosto, poi è stata spostata la settimana successiva. Noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia. Adesso siamo davvero vicinissimi al passaggio qui, al centro della battigia dove ci troviamo noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è Ecco la storia. Raffaele Montagna era ristretto nelle carceri di Monteleone, l'odierna Vibo Valentia, e cercava di farsi una ragione per il suo status detenuto. Egli, fieramente ateo, di vivida intelligenza, era fortemente prostrato sia nel fisico che nel morale, ma ne parliamo dopo, perché siamo proprio al passaggio qui davanti a noi. Immagine bella di questa flotta che segue la Madonna del Carmine di Maria Giosa Ionica. Adesso si va verso nord, quasi al confine con Roccella, quindi regata lunga e poi il ritorno. E probabilmente dal mare si apprezza quanta gente c'è sul litorale ad aspettare questo passaggio tradizionale e meraviglioso anche nei colori, e poi al tramonto ancora di più. Sullo sfondo il castello della Roccella, un palazzo de Carafa. E si passa proprio vicino alla riva, proprio per dare la possibilità a tutti di ammirare il passaggio ad occhio nudo. E vi dicevo di Raffaele Montagna, che era detenuto . Egli era fieramente ateo, era molto intelligente e fortemente prostrato sia nel fisico che nel morale. Le crisi depressive erano continue a causa soprattutto della condanna a morte che pesava su di lui. L'accusa non ammetteva sconti, tradimento della patria, era un'accusa molto molto grave in quel periodo, non che non lo sia anche adesso. Poi non lo aveva imparato da bambino, e non sapeva e non poteva rifugiarsi nella preghiera. Il rifugio della fede forse gli avrebbe dato quella speranza che rende l'animo sereno e tollerante alle prove più avverse della vita, ma il miracolo si compì in quello stato d'animo, nel rincorrersi delle devastanti crisi depressive. Nel sonno gli apparve fulgida, sfolgorante nella sua bellezza, la Madonna del Monte Carmelo, la quale gli preannunziò la sua imminente scarcerazione. Ottenuta la libertà, si recò in Puglia, appunto, dallo scultore Luigi Guacci, al quale descrisse la Madonna così come gli apparsa in sogno. Lo scultore eseguì una copia in scala ridotta della statua e in una scala normale, dove la Madonna è adagiata sulle nuvole con il bambino in braccio, legati da uno sguardo tenero e materno, circondata da angeli con un abitino nell'altra mano. Raffaele Montagna, convertitosi alla fede, vuole organizzare in onore della Madonna del Carmine una festa che doveva essere bellissima e unica. Nei primi 2 anni finanziò personalmente i festeggiamenti nel 1923, consultandosi con l'arciprete del tempo, Don Alberto Guarna. Si stabilì che oltre che per terra la processione si dovesse svolgere anche sulle azzurre acque del mare Ionio. Ciò rese suggestiva ed unica la festa, che divenne una delle più caratteristiche della costa dei Gelsomini. La festa, celebrata inizialmente la seconda domenica di agosto, fu spostata alla terza, benché i festeggiamenti siano stati interrotti negli anni del secondo conflitto mondiale. La processione ha avuto sempre luogo. La statua della Madonna viene portata sulla battigia sistemata su una barca, come abbiamo visto quest'oggi, adeguatamente addobbata. La corte prende l'avvio sulle acque, seguito da centinaia di altre imbarcazioni, e costeggia il golfo, prospiciente marina e gioiosa ionica. Scesa dalla barca, la statua viene adagiata su un carro, un tempo, adesso è ancora un carro ma su ruote,
all'epoca era trazione animale, ricordiamolo, e viene portata in processione lungo le vie principali del paese. Dal 1984, infine, nella notte tra il sabato e la domenica, l'effigie della Madonna viene portata in spiaggia, dove per tutta la notte si svolge la veglia di preghiera che si conclude con la Santa Messa, quella a cui abbiamo assistito noi questa mattina. Intanto fuochi d'artificio al passaggio. Andiamo con l'audio della telecamera mobile, se ce l'abbiamo, regia. Andiamo in live. C'è solo un vociare, pensavo ci fosse la banda, invece no. Intanto mi dicono che da Buenos Aires, Argentina, la comunità di Gioiosa Marina sta seguendo la processione. Ci mandano tanti saluti anche dall'ospedale di Houston, negli Stati Uniti, dove sono in preghiera tante persone ricoverate con il male del secolo, il male incurabile, ovvero il cancro. Un attimo di speranza anche per loro. Ogni tanto un alito di vento refrigera in qualche modo questa giornata afosa, che in qualche modo si è aggiustata nella serata di oggi, proprio al nascondersi del sole. Mare assolutamente calmo, regata impeccabile, è il caso di dirlo. Dicono che non abbiamo copertura in questo momento da parte del mare, quindi stiamo con le immagini che abbiamo dalla spiaggia, anche perché così vi diamo anche conto di quante persone stanno seguendo qui il nostro live, e vi assicuro che sono davvero tante. Un'occhiata la diamo come sempre anche ai social per capire quante persone ci scrivono. Ecco, per esempio, Maria Rosa Fiore: Santa Vergine Maria, mostraci la via per arrivare al tuo figlio, nostro Signore Gesù Cristo. Aiuta tutti quelli che sono nel dubbio e nel dolore. Aiutaci a santificarci, dolce madre. E poi un semplice amen. Tony Guerra scrive: saluti da Boston, negli Stati Uniti. Maria Romeo semplicemente: viva Maria, prega per noi. Ah, Tony Guerra specifica: io vivo a Boston, ma adesso sono a Palmi. Immagini un po' ballerine dal mare, quindi rimaniamo dalla postazione fissa con Albano Angilletta che guida la telecamera. L'attesa adesso della virata, quella più estrema verso nord, va a toccare il confine con la vicina Roccella per rientrare poi qui. In spiaggia si prega, si canta a Maria e si aspetta ovviamente il passaggio. Storie che vi abbiamo raccontato quando è cominciata questa processione, 100 anni, è una tra le più longeve, credo, della Locride.
soprattutto sul fatto di andare a mare. Ancora non si è avuto il momento della virata, c'è da aspettare ancora un po', abbiamo solo immagini distanti, vedete? Elisa Totino scrive: Viva Maria, dalla Toscana, sei nei nostri cuori. Sono tante le persone che oggi hanno interagito con noi e lo fanno costantemente, da ogni dove, specie da dove c'è l'emigrazione. Intanto vedo all'orizzonte che hanno liberato tanti palloncini al passaggio della Madonna. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ancora. Dobbiamo aspettare ovviamente il ritorno. Ave Maria, piena di grazia, Signore. Anche perché questo è il tratto più lungo da coprire, si sa, in acqua è molto più lento. Maria Teresa Cincinnato scrive: Viva Maria, proteggici come sai fare tu. Anche una grande difficoltà logistica organizzare una processione di questo tipo, perché è su più giorni soprattutto. Festa in onore della Madonna del Carmine, stella del mare. Adesso è l'ora della nostra morte, amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. La caratteristica del mare la incontriamo un po' dappertutto. Nella costa calabrese, non solo qui sullo Ionio, anche sul Tirreno. Si comincia qui con Monasterace, Porto Salvo, poi la Madonna delle Grazie, la prima domenica di luglio a Roccella, poi questa della Madonna del Carmelo, poi quella settembrina, Maria di Porto Salvo a Siderno. No, così come poi Merito Porto Salvo, anche Gioia Tauro, Vibbo. Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria. E poi raccontiamo ancora qualcosa tra storie e leggende, che potete anche leggerle nel nostro sito. Intanto il 19 agosto del 2006 la Madonna del Carmine è stata proclamata con decreto di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Vescovo di Locri-Gerace, pro tempore ovviamente, compatrona di Maria Gioiosa Ionica. Nel 1942 non si raggiunse l'accordo tra il comitato promotore della festa e le autorità ecclesiastiche. Il prefetto in tale situazione proibì la processione. La statua, che era stata posta sul sagrato della chiesa, fu investita con violenza da una tromba d'aria che creò un fuggi-fuggi generale. L'immagine tuttavia ondeggiò paurosamente, ma non cadde. E si gridò ovviamente al miracolo. Nel 1957 il mare era talmente agitato da impedire lo svolgersi della processione. Anche le autorità avevano già dato parere assolutamente negativo, ma i marinai e i fedeli vollero lo stesso vedere la Madonna solcare le onde marine, e si racconta come per incanto, ma questo non solo qui, anche nelle altre parti si racconta questa storia, che con l'ingresso
della Madonna nel mare, le onde marine si placano, quasi a significare la docile sottomissione della natura al creatore. È avvenuto tante volte anche a Roccella, così come a Monasterace, anche a Siderno, nei comuni che prima vi abbiamo menzionato. Adesso a perdita d'occhio non si vede praticamente nulla, perché è tutto lontano, sta avvenendo tutto lontano dai nostri occhi, e non abbiamo copertura purtroppo con l'altra telecamera, quella a bordo. E quindi dobbiamo rimanere con l'immagine che viviamo con la telecamera fissa qui sul litorale. Madre di Cristo. Qualcuno scrive: sei nel mio cuore sempre, proteggi le mie bambine, una si chiama come te, proteggila ovunque lei sia, spero sia accanto a te. Madre sempre vergine, madre immacolata, madre degna d'amore, madre ammirata, madre del creatore, madre del salvatore. Anna Belcastro: Madonna mia, proteggi tutti gli ammalati, allevia i nostri mali. Vergine clemente, Vergine clemente, specchio di perfezione. Tanto il tempo scorre, 19:11 minuti. Siete collegati in diretta con la spiaggia di Marina Gioiosa Ionica per la processione a mare della Madonna del Carmine. Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Divino, Salute Rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, momento regina dei patriarchi, regina dei profeti, interlocutorio di attesa ovviamente, regina dei martiri, tornerà verso qui con il vento contrario. Abbiamo il live, mi dicono, e quindi andiamo con le immagini dal vivo. E sonoro live. Allora, un altro messaggio interessante da Renato Brienza. Madonnina bella, proteggi tutte le infermiere dell'ospedale dermatologico di Torino San Lazzaro. Questo per darvi conto di quante persone ci seguono anche da fuori. Prega per noi Santa Madre di Dio, perché siamo residenti delle sue feste. Preghiamo. Raccontiamo un po' anche le difficoltà per organizzare una festa di questo tipo. Mi rivolgo al comitato festa, che ho qualcuno qui con me. Uno del comitato festa, certo. Il nome intanto? Rocco, Rocco. Ecco, Rocco. Le difficoltà per organizzare una festa di questo tipo? Guarda, le difficoltà sono tante, sinceramente. Per fortuna ci sono tanti volontari che si prestano tutto il giorno, perché parte dalla mattina 5, alle 9, alle 10. Ci siamo incontrati alle 5 stamattina. Tieni qua con noi sulla spiaggia. Bellissimo davvero, vero? Cioè... Il signore che legame ha con la festa? Noi siamo in mezzo a... aiutiamo la festa. Da quanti anni la vive lei? Da quasi 45 anni. Sempre praticamente? Sempre. Com'era quando era bambino lei sta festa? Era bello, perché io non sono di qua, sono venuto qua da 45 anni. Di dov'è lei originario? Santo Eufemio da Spremonte. Quindi è arrivato qui? Sono fermato qui. Con Santa Eufemia, nel cuore. Nel cuore. Una bella festa anche una quella. Una bella festa, no? Proprio bella. Sotto i fuochi. Ma sei stata il 16 settembre. Certo, conosco la festa. Però poi... Figlia allo
Sei innamorato di questa festa? Innamoriamo abbastanza vivendo. Bene, è logico. E dobbiamo innamorarle e abbiamo fatto tanto per avere questa festa oggi qua con la nostra barca. E la migliore cosa è questa. La regata a mare, praticamente. La regata a mare. Perché abbiamo lavorato tanto per poter portarla al mare. Con è capitato davvero che il vento si placa, il mare pure? È parte della barca che non tanto bene andava, però l'abbiamo abbastanza sistemata perché va abbastanza bene e va avanti. Insomma, dopo e manca solo la grande veglia notturna, quella del sabato. Sì, da molti anni che purtroppo non si fa più, anche perché che vuoi, i lidi hanno bisogno di musica, quindi musica e religione insieme, non so come li possiamo conciliare, poi tanti giovani sì venivano, però la maggior parte che ne so stavano sotto le tende, dormivano. Allora si è evitato pure questo discorso, che vuole venire viene in chiesa, prega in chiesa, un posto tranquillo dove è tutto, capito? Tanto partecipata peraltro, c'è tanta gente oggi, moltissimo, sono migliaia di persone, se infatti inquadri un po' vedi la spiaggia piena, ma proprio una marea, sembrano formiche proprio. Un'altra cosa che mi piaceva dire, ecco, non tanto dire la regata, la processione sul mare della Madonna è più bella. La regata che sulla barca, no? Quindi termine che ho coniato io, ma non è dispregiativo assolutamente. No, però sarebbe più bello dire la Madonna. Anche sui manifesti scrivono la regata a mare. Vabbè, è stata una cosa così. È giusto. Non è un termine inventato da me. No, è più corretto dire che insomma. Senti, il giro di boa dov'è in fondo? Il giro di boa dove sarà in fondo? In fondo arriva quasi vicino al circosto. E quindi c'è un po' prima sul confine, sul confine Roccella Ionica. Diciamo, siamo tra Grotteria Mare e Roccella Ionica, il confine di Roccella. Ci vuole ancora un bel po' per il ritorno. Mi pare che ci sono già, mi sembra che già ci siamo. Vedo fuochi all'orizzonte, quindi ecco, là è l'ultimo lido dove una volta c'era il lido, forse adesso non c'è più se non sbaglio. L'ultimo lido che infatti là adesso girano e ritornano indietro verso. Mi dicono che abbiamo le immagini del giro di boa che è stato fatto da poco, e quindi immagino che bellissimo. Ecco, infatti abbiamo le immagini da mare, sono di una suggestione unica. Adesso andiamo a riprenderle. Qualche attimo di pazienza, amici telespettatori, magari voi già le vedete, io le percepisco con un leggero ritardo. Eccole qui, le immagini da mare che ci mostrano un po' misera quest'anno. Ci mostrano la Madonna al tramonto, ecco, sul mare al tramonto, colori anche particolari. Andiamo a rileggere a leggere perché sono arrivati altri. Viva Maria, proteggici come sai fare tu, può essere nel mio cuore come sempre, proteggi le mie bambine, questa l'avevamo già letta. Di messaggi proprio. Madonna mia, proteggi tutti gli ammalati, allevia i nostri mali, insomma uno dei tanti messaggi di speranza che vengono rivolti alla Madonna del Carmine. Che può fare qualcosa, solo lei ci può aiutare. È un legame viscerale con la Madonna del Carmine. Siamo nati qua, è una tradizione. Visto che anche negli Stati Uniti è così. Sì, sì, infatti molta gente aspetta proprio il giorno della Madonna, ecco, per venire qua da noi. Ecco. Hanno la stessa statua, credo. Anche la stessa statua, fanno la festa come noi. C'è un club proprio che si chiama Maria del Carmine. Carmine, San Rocco, la maggior parte si riprende. Ricordiamo anche San Rocco che sarà già la settimana prossima, quindi ci siamo quasi. Siamo quasi. Altra grande festa. In Australia che c'è Santo Femia, perciò doveva nominarla, no? Dove arriva c'è per tutti. In Australia c'è Santo Femia, c'è la Madonna delle Grazie, c'è San Vittorio. Giusto per nominare tanti altri. Tanti altri. Ecco, immagini che vi dicevo. Certificano il ritorno di questo lungo viaggio su mare con sullo sfondo il castello di Roccella, e noi siamo con la telecamera in testa alla flotta, alla mini flotta che si è costituita per questa giornata di festa. Ancora c'è da aspettare un bel po' perché insomma le distanze da colmare sono abbastanza ampie,
e c'è questo passaggio che viene fatto in riva allo Ionio per far apprezzare, elevare la preghiera, l'applauso al passaggio della Madonna. E vi dicevo poi della mattinata che abbiamo trascorso qui sulla spiaggia con il Santo Rosario prima, poi la Santa Messa, l'incontro col Vescovo, quella preghiera contro il sole al mattino in silenzio ad aspettare l'alba, che abbiamo visto nelle immagini in precedenza che vi abbiamo offerto, registrate nella mattinata. E poi questo racconto della storia e dei 100 anni che si celebra l'anno prossimo, sbaglio? Dovrebbe essere così, infatti l'anno prossimo sono 100 anni che... Grande festa, immagino. Ma speriamo che sia una grande festa, anche perché ci sono tante voci in giro, mi pare che il calendario, un po' da rispettare il calendario, non so cosa dicono di preciso, quindi cambiare la data praticamente. Quindi la Madonna che dovrebbe cadere il 21, se non sbaglio, non mi ricordo se è il 21... 16 di luglio. 16 di luglio, giusto. Ma non è il Carmelo, il 16 di luglio. 16 di luglio. Purtroppo ci sono delle tradizioni, dice uno, ma c'è gente che vive con questa... Giusto. In questo periodo per il turismo. Vedi i bar, i liti che lavorano moltissimo, spostare una festa a luglio non penso che sia così bella. Comunque. Vabbè, magari per il centenario si manterrà questa data, speriamo, perché insomma cade proprio il 21 di agosto, sbaglio. No, il 21 luglio, No, io parlo dei 100 anni. Vabbè, i 100 anni, ma non è che cade sempre il 21 agosto, è la terza domenica di agosto. Può accadere. Sì, questo l'ho capito, però mi pare che la data, mi pare che sia il 21 agosto, mi pare di aver letto così. Oggi è il 21 proprio agosto. Coincide. Coincide col 21 agosto. Coincide con il 21 agosto. Allora staremo a vedere l'anno prossimo per i 100 anni, se Dio vorrà saremo qui a raccontarla ancora una volta, a raccontare questa festa bellissima. Bellissima stamattina, visto che era... Eh sì, stamattina, raccontiamola questa mattinata che è stata veramente bella. Illuminava tutti proprio, quel sole che sorge vittorioso, come diceva San Francesco, fratello sole, sorella luna, qualcosa, infatti è bellissimo, la mattina vedi questo sole, in 2 minuti poi sorge tutto, proprio... Senti, io volevo salutare in qualche modo anche ancora una volta Don Massimo. Don Massimo che è proprio nel momento più importante è dovuto rimanere a casa con il Covid, insomma. Da parte nostra un abbraccio a Don Massimo, infatti, che è l'organizzatore di questa festa. Sta seguendo tutto dal letto, mi dice. Ah, dal letto no, perché si è alzato. E può stare questo... tranquillo, perché ha dei pastori che lavorano bene. Quindi Don Massimo, un saluto anche, un ringraziamento al viceparroco. Certo, certo, Don Lorenzo pure, che è molto prestato, infatti è molto teso in questo momento, perché manca Don Massimo, allora tutte le responsabilità sono sue, però è bravissimo anche lui. Allora, amici telespettatori, siamo sulla via del ritorno, mi dicono che anche da Perth in Australia stanno seguendo la processione, mi pare improbabile perché sono le 3 di notte, credo, insomma, comunque. Così ci scrivono e così noi vi riferiamo, anche se siamo in piena notte in Australia, mentre a pranzo invece negli Stati Uniti d'America, anzi appena dopo pranzo, per gustarvi questa nostra telecronaca e immagini che vi riportano amici emigrati al passato, alla vostra infanzia. E abbiamo contezza e testimonianza delle numerose mail e non solo messaggi che riceviamo nel quotidiano, non solo nella giornata di oggi, della presenza di Telemia fra di voi, anche perché ci occupiamo di territorio, di quanto accade in Calabria, non solo nella Locride, e quindi aiuta un po' l'emigrato a stare vicino alla propria terra, così come alla propria Madonna in questo caso, momento di affezione che viene certificato anche dal club che è istituito in New York,
con Vinny Commis ci seguiamo, ci sentiamo via social spesso anche per parlare di trasmissioni, come in questo caso anche la festa, ci tenevano a vederla e spero che ci siano riusciti. Addirittura loro si sono muniti di un TV box per vederla direttamente nel televisore, non solo nel PC o nei cellulari. Adesso si cominciano a distinguere le sagome all'orizzonte, non sono del tutto vicine, però non sono lontane come prima. La via di ritorno è cominciata da un pezzo. E poi è anche questo, anche questa è tradizione, suggestione, stare comodamente sdraiati sotto l'ombrellone e gustarsi questo passaggio, questa processione in riva al mare. E sono numerosissimi, non solo turisti ma anche gente del posto, c'è tanta gente della piana di Gioia Tauro che abbiamo incontrato, ma anche tanti di Gioiosa Marina ovviamente, così come di Gioiosa, come al tempo la grande Gioiosa, ricordiamola quando il paese era tutt'uno. Tempo che si è placato, il vento pomeridiano non faceva presagire niente di buono e invece adesso è tutto acchetato, calmo per questa processione che sta volgendo quasi al termine, un passaggio sotto costa, vedete le barche sono veramente vicine alla riva per questo ultimo passaggio del commiato praticamente dai suoi fedeli. Andiamo a vedere ancora, a spulciare sui social se abbiamo altre novità, se qualcuno ancora ha scritto. Lo fa Gianna Luciano, bellissima Madonna del Carmelo, aiutaci tu, amen. Carmela CR semplicemente scrive Viva Maria e scrive anche grazie Telemia. Ecco, a Boston mi dicono che sono 1:25 del pomeriggio, eh? Avevo detto un po' dopo pranzo, ci siamo. Gli Stati Uniti d'America presenti. Ecco, qualcuno tipo Rocco Logozzo mi specifica come vedono la televisione. Pino Telemia è seguita da tutti i calabresi, oggi tutti hanno una box, dice un box, che vedono tutti i programmi italiani, ma Telemia è la regina dei programmi. E poi nomina anche Radici, che è la mia trasmissione, che è la ciliegina sul dolce, sulla torta. Complimenti, sempre così. Beh, fa piacere sentirselo dire, del resto Radici è da 18 anni in onda sulla rete, credo sia se non il programma più longevo quasi della intera regione Calabria. Abbiamo fatto vedere in lungo e largo la bella Calabria, le cose belle come questa che stiamo vedendo oggi, non è Radici, ma abbiamo anche fatto una puntata dedicata a questa festa proprio con la mia trasmissione. Si avvicinano sempre di più, non manca tantissimo, io credo che nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora dovremmo avere il rientro. Aldo Malgeri scrive sempre emozionante, immagine ancora dal mare che ci mostrano la bellezza del tramonto sullo Ionio.
Ancora immagini in lontananza, ecco il castello di Carafa e sotto le barche, un bel quadro davvero da dipingere. Abbiamo staccato adesso, siamo ancora sulla testa della flotta con la, nave, la barca ammiraglia, quella con la Madonna che state vedendo in primissimo piano, e poi il seguito dietro con tanto di banda. Io se vengo con il mio però è come si avanza lentamente, si alza un po' una brezza serale qui sulla costa ionica, si temeva anche il cattivo tempo, a dire il vero nuvoloni minacciosi verso la montagna, ma fortunatamente sono state buone oggi, non come ieri che hanno disturbato praticamente la processione, la mini processione. Diretta che vi stiamo trasmettendo ormai da quasi due ore, un'ora e mezza. Un'ora e 45 mi dicono. Ecco ancora mare e ancora barche e ancora visioni meravigliose, belle. Adesso si nota la vicinanza, non è così lontana, nonostante la zoomata di Albano che ce la fa vedere più vicina di quanto lo è. Qualcuno si è avventurato anche a remi con un canotto. Questa è la testa proprio della processione a mare. Adesso è davvero vicina però, perché non era l'impressione, ma vedo movimento, quindi immagino che si comincia a fare largo, si alzano tutti. Ciò significa che sta per rientrare. Grazie. Ci siamo quasi. Dire due parole a Dolores. O tu te ne vai quando sale, ma quando sale siamo ormai vicini alla meta, cioè all'arrivo qui sulla battigia di Maria Gioia Ionica, al punto di imbarco in sostanza. Abbiamo offerto anche le immagini dal mare che davano anche contezza di quanto bello è il tramonto e i colori danno una suggestione nuova anche al paesaggio. Parte intanto l'applauso e l'urlo viva Maria. Eccoci, farà un giro largo per rientrare.
applausi anche dalla barca. Laura! Telecamera a bordo che ci ha certificato anche la, la processione a mare vista da vicino. Giusto, giusto, vieni a parlare. Adesso barca a largo per mettersi in posizione per essere tirata a secco. Ancora sui social Vincenzo Lopresti, viva Maria. Giorgio Salvatore Calabriselli, speriamo che sia un momento di fede. Poi ancora Tony Guerra ci parla da Valeria Di Palmi, metto tutt'altra cosa. Mario Iaria, buona serata da Reggio e viva Maria. Giro a largo prima del rientro, altre barche che devono trasbordare, così come la banda di grotteria che ha accompagnato questa processione. Contento! Si inchina la sua Madonnina dicendo le fiata mascherina così. Madonnina del mare, non ti vedo la musica. Vado lontano a pescare, al mio dolce pensiero è per te. Canta il pescatore che va, Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà. Dov'è la Madonna? Dov'è la Madonna? Evviva Maria! Evviva! Evviva Maria! Evviva! Evviva Maria! Evviva! Siamo a rientro e la banda, la prima a prendere terra, banda di grotteria che ha accompagnato la processione a mare. Vi ricordo che la festa, la processione proseguirà per le vie del paese. Ancora messaggi sui social. Marieria, grazie per la diretta. Elisabetta Barranca, bellissima Madonna mia, proteggici a tutti. Una grande partecipazione oggi sul, sul nostro canale Facebook, ma non solo, anche con email presenti Stati Uniti, Australia, ma anche Canada, l'Argentina, sarà una comunità anche lì, a Buenos Aires, come diceva il messaggio precedente. Momento dello sbarco imminente. Attimi concitati per il rientro al tramonto. Sì, all'aurora che contrasta con l'alba mattutina che oggi abbiamo assistito, un momento di suggestione meraviglioso con la preghiera al sorgere del sole. Ancora altro sbarco, stavolta tocca alle forze dell'ordine. Carabinieri in alto uniforme, se possiamo stacchiamo sugli sbarchi, regia, veniamo giù, ecco, ecco, carabinieri. E adesso è il momento, credo, dell'arrivo della barca della Madonna. Madonna.
Ancora un po' a largo, la direzione che prende adesso è quella verso la riva, pochi metri, 50 metri circa, e quindi con l'attracco che sta per avvenire ve lo diamo in presa diretta. Vediamo se riusciamo a sentire anche Don Lorenzo. Evviva Maria! Sale un palpito di mille mille cuori. Oh madre, provo a fare tutto in diretta. Don Lorenzo, siamo in diretta TV. Un saluto intanto, siamo riusciti a catturarla allo sbarco perché all'ingresso è più difficile. Ci spostiamo, sì, spostiamoci un attimo. Bene. Vediamo se abbiamo l'audio, prego. Sì, ecco, a tutti coloro che ci seguono da casa, quanti sono qui con noi su questo, su questa spiaggia, possa scendere la benedizione di Dio Onnipotente mediante l'intercessione di Maria Santissima, perché possa donare pace, conforto, consolazione ad ogni cittadino di Marina di Gioiosa. È stata la sua prima questa? E qui a Marina di Gioiosa sì, la prima volta, ecco, come esperienza. Un'emozione nuova? Nuova, certo, ecco, perché ogni qualvolta si sale su una barca è sempre un'emozione diversa, ecco, carica di sentimenti nuovi e diversi che raccontano. Ecco, è il momento finale che vi consegniamo per questa festa che proseguirà per le vie della città con la grande processione. Allora ancora grazie al Comitato Festa presieduto dal parroco Don Massimo Nesci. Auguri a lui di pronta guarigione. Grazie a lui, grazie al Comitato Festa, grazie. C'è? Ecco, abbiamo qualche difficoltà con l'audio proprio alla fine. Vi lascio qui un caro saluto da Maria Giosa Ionica per la...
domenica è sempre domenica. Si sveglia la città con le campane al primo dindon del Gianicolo. Sant'Angelo risponde din don dan. Domenica è sempre